Ok, eccoci in città. Io ho abbassato un pochino il valore, quello dei sottotitoli. Vediamo se ora è un po' meglio. Nel mentre, adesso ci segna ingegneria. Ah sì, c'era un volume di ingegneria nell'ufficio di Reed. E non me ne sono accorto, scusa. No. Ah, no, 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 ok. Aspetta. Torno giù. Ah, qui sono rimasti i corpi. Vabbè. No, no, torno giù. Però non era qua. Cioè, qui, ma devo andare da un'altra parte. Forse al primo piano, non so, boh. Lì, boh. Devo salire a piedi. Vediamo. Qua. Posso rubarlo. Ah, pensavo che venivano a guardare. Ok, qua c'è terminale, vediamo. Caposquadra Phyllis Granger. Messaggi da Reed Thompson. Phyllis, il tuo impegno sul lavoro e la tua attitudine ottimista mi hanno indotto a prendere la decisione di autorizzare il tuo accesso all'assistenza medica in caso di contagio. Come già saprai, la compagnia non ci ha fornito abbastanza medicinali per poter prestare le cure necessarie a tutti i dipendenti. Vorrei poter curare tutti i membri della famiglia a soluzioni spaziali che sono stati contagiati da questa infezione, ma purtroppo non ne sono in grado. Le cure mediche sono privilegi strettamente legati al merito. Ti prego di non dividere mai, per nessuna ragione, le tue relazioni mediche con altri dipendenti. In questo frangente dobbiamo restare uniti. File personali. Hackeriamo. Ok. Fascicoli personali, ultima annotazione. La scorsa notte hanno seppellito Theodore. Reed mi ha chiesto di non far comparire la sua morte nei rapporti trimestrali. Mi sembra giusto. Mi è stato chiesto di preparare una dichiarazione o qualcosa del genere per gli altri impiegati. Ci sto ancora lavorando. Non so davvero che cosa potrei dirgli. Cercate di non fare la fine di Theodore. Presentatevi al lavoro, fatelo bene, sorridete sempre e vedrete che le medicine arriveranno. Non male come inizio. Vabbè. No, ma questa roba. Ah, ecco, vedi, così va già meglio. Così è proprio giusto come misura. Non è tagliata la scritta. Allora, io potrei prendere anche tutto. Ok, velocissimo. Ok. Questo è Phil Grey. Questa è Phil Granger. Ma dov'è che è? Di qua. Ah, eccolo qua. Vai, trovato. Perfetto. Trova i tre volumi. Li ho trovati. Qua c'è un altro terminale. Vediamo. Dall'ufficio di Reed Thompson, amministratore dell'avamposto. I sintomi dell'infezione sono ormai dilaganti. Ho dato istruzione al personale di sistemare la vecchia sede per farne un sanatorio. Qui alla frontiera l'epidemia è una realtà ineluttabile. Noi della Soluzioni Spaziali siamo tenuti ad affrontare la realtà. E la realtà è che non abbiamo abbastanza medicine per potervi curare tutti. L'assistenza medica è un privilegio, non un diritto. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi ogni giorno per dimostrare di essere degni di quel privilegio. Stai riscontrando dei sintomi di infezione incipiente, la cosa migliore che puoi fare per te e la tua famiglia è vestirti e uscire per andare al lavoro. Il lavoro fortifica lo spirito, la malattia non è che un riflesso della debolezza dello spirito. Siamo convinti così. Vai. Qua una lampadina. Oh, qua. E usa un deviatore, vai, dammi, dammi. Ok, quindi questo a posto. Lì c'è qualcosa. Poi ci facciamo male. Se scendo così. Distributore automatico, sì, li ho visti. Anzi, va adesso. No, non mi fa salire, però. Qua. Già che ci sono. Potrei vendere qualcosa, tipo sì, questi caschi qui, tanto
Aspetta, andiamo per sezione in sezione. Allora, questo ha il diamante, quindi ce lo teniamo. Questo lo vendiamo. Questo lo vendiamo. Il martellone ce lo teniamo. Questo lo vendiamo. Ok. Armatura. Vendiamo. Vendiamo. Cibo direi di no. Qua sono rottami, ma magari vai, per ora teniamoci, poi vediamo. Tanti soldi ce li abbiamo, più che altro compriamo sta benedetta acqua, sì, in compresse, ma sì, che aspetta, quella normale c'è. Non la vedo, se c'è non la vedo. No, mi sa che non c'è. Ma va bene anche così, in compresse. Ok. Quindi adesso devo tornare da Thomas. Esatto. Sì, ma trasferitevi qui, no? No, vabbè, dobbiamo andare là. Ok, eccoci qua in questo accampamento. Vediamo. Dagli la guida. Any luck finding one of those manuals? Sì. Dov'è? Questo qua sarà. No kidding. Really? Well, which one? Perché era già evidenziato. La seconda parte l'ho trovata nel conservificio. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. That's a complete set. All three parts. I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Superficie elettrificata, che roba è? Vabbè, Adelaide mi ha detto che ha intenzione di tornare a lunga acqua. Adelaide said that? Was she sober at the time? I never imagined she'd step foot in Edgewater long as Reed ran the town. Ah, non c'è più. Something must have changed in Edgewater. Adelaide's good as family. If she's going back, so are we. Voglio chiederti una What's on your cosa. mind? Vediamo se mi sa che gli abbiamo chiesto da quanto tempo vivi qui. Couple months. This camp's my home. People you see milling about, they're my family. At least I think of them that way. I owe them my life. Would have died in the wilderness if they hadn't chanced upon me, starving and delirious. Vabbè, cosa ci facevi nelle terre selvagge? We all left the cannery for one reason or another. Me? I was let go, mostly on account of my incompetence. I mean, I was incompetent. I couldn't even survive on my own. Grace found me, Adelaide took me in, I've been on my feet ever since. Va bene, glielo diciamo anche a Grace. Ci siamo. Never liked Reed much. Can't say I'm sorry he's gone. Però, vabbè, lo sa già lei. Viene in mente adesso che se l'ammazzassi magari le potrei prendere il fucile. Vabbè, non esageriamo. Ok. Dunque, quindi, riassumendo. Abbiamo completato tutte le missioni secondarie, ora dobbiamo tornare alla nave, praticamente. E qua stavo guardando, per quanto riguarda la reputazione, con sto consiglio abbiamo un 2% positivo e un 2% negativo. Con il resto nessuno perché non l'abbiamo ancora incontrato. Invece con i disertori siamo positivi e un 18% negativi, praticamente. Invece soluzioni spaziali praticamente 95% positivi e 100% negativi. Infatti c'è scritto: il comportamento del dipendente è incostante. Ok. Si richiede l'intervento di un consulente aziendale. Non riescono a capirmi neanche loro. Ok. Va bene, allora io direi che ce ne torniamo alla nave. Anzi, possiamo fare, visto che c'è, tanto facciamolo. Un viaggio rapido alla nave.
Ok. Visto che si può a questa difficoltà viaggiare rapidamente solo verso la nave. E mettiamo. Ah, devo vedere, aspetta una cosa. Forse non è qua. No, non lo so, ho visto male. No, niente. No, no, niente, a posto. Ho visto male. Va bene. Ok. Abbiamo quello che ci serve. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. Grazie. What can I do for you, Captain? Ho recuperato un regolatore di energia. Do you know how to install a power regulator? No, non possiamo dirglielo. Riesci a spiegarmi il procedimento passo per passo? Step 1. Pick up your power regulator. Step 2. Approach the terminal located in our engine room. Step 3. Insert power regulator. Step 4. Celebrate. Sì. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Ok. Vabbè, non è che ci voleva un ingegnere per fare sta cosa, però... Ok. Perfetto. Siamo operativi. Allora io ne approfitterei. Fare un pisolino, eh. Perché possiamo dormire solo sulla nave. Sonno. Dormi per 8 ore, va bene. Ok. Qui siamo riposati, poi beviamo. Quale pillole vuole? Poi penso sia uguale, pillole o acqua normale. No. No, me la mette lì. No, ma non... No. Volevo usare. Ok. Ok. Perfetto. What can I do for you, Captain? Ho installato il rotore di energia. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Andiamocene da qui. Un momento, devo occuparmi di una cosa. No, non ho più niente da fare qui. A parte che poi penso che ci possiamo tornare. Quindi andiamocene da qui. Oh, bene. Quindi ora siamo nello spazio. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Bene, era un po' che aspettavo di parlare con lui. Sarà meglio per lui che sia una cosa... Beh no, beh, dai. Era un po' che aspettavo di parlare con lui. Ah, there you are. Hale and hearty and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Arriva al punto... Ho dei giramenti di testa, inoltre posso rallentare il tempo. Mai stato meglio. Good, great, excellent. Let's move on. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kulkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. E vabbè, andò a parlare con questa Gladys. Perché ho bisogno di una nave chiave per atterrare su un pianeta?
Lenta, mi stai chiedendo di avere a che fare col mercato nero? Oppure potrei mettere un paio di anni luce di distanza tra me e Alcione. Ok. No. Non posso atterrare da qualche parte poco distante da Baia Stellare? No, perché ho bisogno di una nave chiave per atterrare su un pianeta? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, you know, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kalkelly. Capito, la contrabbandiera del mercato nero. Cosa mi impedisce di andare dal Alcione così su due piedi? Without a skip drive? Good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the hope. Va bene. A proposito di questa Gladys, come faccio a sapere che posso fidarmi di lei? Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. No, no, per me va bene. Non posso atterrare. Non posso atterrare da qualche parte poco distante da Baia Stellare? In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kalkelly. Va bene. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Vuoi spiegarmi cos'è un... Beh, immagino di sapere cosa sia, però chiediamoglielo. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits. First generation technology, you see. But promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. La gente ci casca sul serio, mi sembra un po' inverosimile. Ha detto che questo affare ha dei limiti. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. Best used in moderation. When you see guards in your path, you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. Perché mai avrei bisogno di un dispositivo speciale per una cosa del genere? Non posso semplicemente rubare un uniforme? A change of clothes! What is this? Some old spy serial? What inattentive and brainless guard would be fooled by such a shabby disguise? The holographic shroud masks not only your clothes, but your face and fingerprints. It modulates your voice and sweetens your breath. Vabbè. Come diavolo fa un ologramma a rinfrescare l'alito? Science, that's how. Vabbè. La gente ci casca sul serio, mi sembra un po' inverosimile. The beauty is they don't expect it. The shroud is the only one of its kind. We humans have a tendency to overlook the unexpected. Activate the disguise, walk past someone. What do they see? A figure dressed like a fellow employee. Don't act odd, they won't focus on you. Va bene. Excellent.
I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Ok. Aspetta. La mia stanza dov'è? Vedo l'olografico, infatti. Andiamo a vedere. Ecco qua. Esamina. Cartello di lunga acqua. I disertori di Adelante sognavano una vita indipendente, senza la sorveglianza del consiglio. Ha insegnato loro una lezione importante. Meglio non sognare. Ok. Sì, però poi gli ho dato la città. Mica poco. Ah, qua posso dormire. Qua c'è, ok, per trasferire la mia roba, il deposito. Cappello di Reed. Ah, perché la esamina. Teschio di ossidiana. Forgiato sotto pressione, questo teschio ornamentale è stato scolpito nella roccia vulcanica. A volte, quando devi compiere una scelta, l'unica risposta giusta è annientare la persona che ti ha chiesto di compierla. Ok, infatti ci abbiamo forse... Eccolo qua. Eh sì. Abilità di comunicazione. Sì. Oh. Insomma, non meglio questo casco. Ovviamente. Ah, giusto. Abilità. Cosa potenziamo? Così potenziamo l'hacking. Ah, a livello, diciamo, a livello 40, sì. Sblocca l'accesso agli oggetti riservati nei distributori automatici. E a livello 40 trova un 25% di bit in più nei contenitori. No, però potenziamo di 3. Ok, là, così arriviamo con hack in 40. Poi... vediamo... aumentiamo, ok, su, così anche con le pistole infliggiamo il 50% in più di danni critici. E poi va, aumentiamo la comunicazione a sto giro, ok, un po', va bene. Perfetto. Cogli velo, eccolo qua. Velo olografico. Il velo olografico proietta un travestimento su di te e i tuoi compagni, permettendo di introdurvi in un'area interdetta, a condizione che abbiate la cartuccia identificativa necessaria. Le aree interdette sono off limits per il personale non autorizzato, viene attaccato a vista in caso di intrusione. Ok. Però. Ma come... vediamo, terminale. Messaggi per Alex O'Tron. Messaggi non letti. Da Bedford. Ok, oh, mi sono dimenticato di aggiungere una cosa nel mio messaggio precedente, che sciocco. Ti invio una copia della mia serie preferita, Le avventure spaziali di Singolarità d'Acciaio. Parla di un affascinante pirata dello spazio con un cuore di acciaio. Non è esattamente approvata dal consiglio, quindi non mostrarla in giro ai tuoi amici spaziali. Spero che la troverai divertente. Tra un'avventura e l'altra. Qualsiasi similitudine con qualcuno di mia conoscenza totalmente intenzionale. Ok. Torno pagina precedente. Aspetta, sfoglia i messaggi archiviati di Outron. No, aspetta, questo no, non volevo uscire. No, qua abbiamo letto tutto. Questo. Da Bedford. Carissimo Alex, non riesco a esprimere le parole la gioia per aver finalmente ricevuto tue notizie. Il tuo messaggio era esilarante, il tuo senso dell'umorismo e la storiella sulle tue malefatte mi hanno deliziato. Spero che il tuo terminale ci dia di collaborare per il prossimo futuro. A proposito, stavo dando un'occhiata alla rete di comunicazione della pioniera alla ricerca di un po' di gossip. Ho scoperto che ti sei rifiutato di attraccare alla piattaforma di atterraggio di lunga acqua
preferendo invece gettare l'ancora nelle terre selvagge. Maschio egocentrico che non sei altro, spero solo che quell'idiota di Thompson non ti abbia creato problemi. A ogni modo, spero che la tua riunione giù a Terranium 2 si dimostri proficua e mi auguro di poter intrattenere con te una corrispondenza più regolare, il tuo amico Udom. Poi, Alex, non so dove sei stato cresciuto, ma se proprio devo azzardare un'ipotesi direi in un fienile, perché chiunque con un briciolo di educazione saprebbe che è un comportamento maleducato e imperdonabile ignorare i messaggi entusiastici e sinceri di un amico. Saluti, Udom. Per favore rispondi, si è morto. Okay. Caro Alex, ma ciao, spero che tu stia bene. È stato un piacere vederti nel mio ufficio la settimana scorsa. Sono ancora davvero dispiaciuto per il pasticcio del sequestro. Come è potuto accadere una seconda volta? Giuro, non fanno più i terminali di una volta, terribilmente inaffidabili. Proprio come la tua nave. Spero che tu abbia avuto modo di riflettere su quella cosa di cui abbiamo parlato. Sai, a proposito di quel Wells, non vorrei sembrarti insistente, ma ho la strana sensazione che tu lo conosca davvero. E se potessi dirmi dove si trova, beh, sarebbe meraviglioso per la nostra amicizia, non credi? Mi auguro di vederti presto, compare. Tuo caro amico Udom. E l'ultimo messaggio, caro Alex. Ciao, sono Udom, Udo Bedford. Ci siamo conosciuti quando ho sequestrato la tua nave per sbaglio, ricordi? Devo ringraziare le mie dita grassocce per l'ennesima figuraccia. Spero di non averti creato troppe seccature. Per me è stato un piacere. E ho apprezzato enormemente la pazienza con cui hai resistito a mettermi le mani al collo. Sei davvero un gentiluomo. Se dovessi mai trovarti nello spazio aereo della pioniera, beh, spazio spaziale, non esiterò a farti vivo. Alla speranza perduta servono spettro vodka. Potremmo provarla in ogni colore. Una sbronza come si deve, capisci? Fammi sapere, il tuo nuovo amico, Tom. Va bene, torno alla pagina registri. Voce nel registro numero 1. Cos'è? Appunti del capitano, raggio miniaturizzatore. Promemoria, ricordatene, anzi meglio ancora. Ada, ricordami ogni settimana di leggere questa voce, finché non ti dirò di smettere. Sì, intendo ripetutamente. No, Ada, non sono morto, no. Perché senti bisogno di chiederlo? Per tornare al punto, ho visto davvero con i miei stessi occhi un'arma sublimemente potente nel laboratorio di Wells. Se ne stava lì pronta per essere presa. Forse se il vecchio ingrigito avesse guardato da un'altra parte, o se ne fosse dimenticato, o se gliel'avessi chiesta con un pizzico di gentilezza in più, l'ha chiamata raggio miniaturizzatore, ma si è rifiutato di farmela provare dopo avermi visto perdere le staffe. Detto che l'ispirazione per crearla è venuta dai traguardi raggiunti da altri scienziati che hanno osato spingersi oltre i limiti della conoscenza umana e delle leggi della decenza. Avevo sentito parlare di armi fantastiche come queste, armi che spingono la mente e l'avanguardia scientifica oltre i loro limiti, ma in tutta onestà credevo fossero fandonie. Vedere dal vivo il raggio miniaturizzatore di Wells è abbastanza da farmi pensare che possa esserci altro da scoprire, altro da avere. Era un po' un lato, mi sa. Voce del registro numero 2. Potere del martello. L'ultima volta mi stavo sbronzando, cioè stavo bevendo alla speranza perduta sulla pioniera. Insomma, Udom è molto disinvolto con gli alcolici, sembra un tipo a posto. E mi è capitato di origliare spudoratamente ma con discrezione due mardè che parlottavano di uno scienziato pazzo di qualche anno prima che affermava di aver fatto una scoperta enorme che avrebbe cambiato il destino della colonia. Come se nessuno avesse mai sentito una storia del genere. Ma ecco la parte interessante. I Mardè sostenevano che lo scienziato pazzo continuava a gridare potere del martello o qualcosa di simile. Una strana arma con uno strano potere creata da uno scienziato pazzo ha la mia attenzione. Potrebbe essere una delle armi che hanno ispirato Wells. Ok, voce del registro numero 3. Informazioni sul mercato nero. Perché Wells non mi ha dato il raggio miniaturizzatore? Accidenti a lui, dagli abissi del labirinto su Tartaro e ritorno. Si è messo agli atti che mi sono scusato per avergli gridato contro 5 volte. Ma maledetto sia l'architetto, se ne sta semplicemente lì, ignorata, a impolverarsi. Avrei dovuto requisirla e ringraziarlo senza chiedergli il permesso, o rompere costose attrezzature quando ha detto che non era ancora pronta e che, anche se lo fosse stata, non poteva affidarla a qualcuno come me. Ma che diavolo significa, mi chiedo?
che non sono degno di fiducia, che lo userei per spazzare via i buoni e laboriosi abitanti della colonia come una specie di psicopatico privo di qualsiasi morale? Ammetto di vantare delle frequentazioni discutibili, ma per quanto riguarda la mia persona osservo un severo codice morale. Come posso non essere considerato rispettabile? Esattamente. Ora dovrò aspettare che Wells ne dimentichi o pensi di averla persa. Nel frattempo ho rintracciato ulteriori voci relative ad altre di queste armi scientifiche in tutto Alcione. Se le dicerie vengono confermate, il mio prossimo passo sarà quello di parlare con i commercianti del mercato nero sulla Pioniera o a Belrivo. Ci sono armi, insomma. Ok. E infatti, vedi, ti ha sbloccato delle missioni. Make yourself at home, Captain. Sì, è casa mia adesso. Ok, grazie. Oh, c'è questa. Sciavola della sentinella. Ok. Ci ha sbloccato armi provenienti dal vuoto. Esatto, armi speciali, magari armi più forti delle altre, sicuramente. Va bene. Vabbè, tanto, beh, se io metto questa, vabbè, sì, mi segna il terminale, perché una si trova, ottieni l'arma scientifica di Phineas. Infatti i registri sul terminale di Otto indicavano che Phineas possiede una potente arma nel suo laboratorio orbitale. Quindi io quasi quasi. Ok, però il velo olografico come lo uso? Mi stavo chiedendo. Qua c'è nient'altro, adesso funziona tutto. Oddio, cos'è questo? Sam a servizio dell'astronave. Non ottiene risposta da unità automeccanica. Il numero di serie inciso sul telefono contiene le lettere Sam. Va bene, abbiamo una tuta da combattimento, cioè non so. E queste stanze erano chiuse prima. E queste saranno gli alloggi di eventuali compagni, secondo me. Secondo me sì. Ok. Ok, ok. Questa è la sala da pranzo. Questa è la svago. Ok. Questi sono i bagni. Sì, il bagno. Qua si va giù. Ok. E va bene, dai, torniamo. Non qua. Questa è la sala motori. Chiediamogli dell'armatura, Dada. Vediamo un po'. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Cosa sai dell'automeccanico che raccoglie la polvere nel maglietto delle pulizie? The unit is a cleaning Sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Ma l'ho letto, a meno che ho dimenticato qualche voce. Vorrei sapere di più sulla colonia. What part of the colony would you like to discuss? Del laboratorio, della pioniera, del terranio, di Monarca. Chiamo tutto. Ah, yes. As Dr. Wells is a wanted outlaw, he built his laboratory into an asteroid. Orbital destinations can be challenging to land on. His more so than most. Cosa sai di Phineas? There is a bounty on his head. One with a markedly high reward amount. Shall I engage the laser weapon system? No. No. A sensible choice, as we do not have any laser weapons. Ah, okay. Okay. The outlaw scientist known as Dr. Phineas V. Wells has taken a measure of precautions to make the lab undetectable to those hunting him. Even knowing the location, my systems resist my orders to go where I instruct them.
Okay. Of course. What part of the colony would you like to discuss? Chiediamoli il prossimo, la pioniera. We're cleared to dock with the groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardets take their docking laws quite seriously. Okay. Te ne puoi occupare tu per noi, giusto? I can, yes. Let me add that to my list of 1,435,498 tasks I am simultaneously executing in order to run our ship. Ok. E farlo senza discutere. Order does not compute. Nevertheless, I will endeavor to execute my current and future tasks without lip. Va bene. Vediamo. Of course. What part of the colony would you like to discuss? Terranium 2. Where in Terra 2? Valle Smeralda e lunga acqua. Edgewater is the sparkling county seat of Emerald Vale, or it was when first built. Since then, neglect and time have worn away her shiny veneer. The town is near the coordinates where Captain Hawthorne died. It would not be unfortunate if something, like say, a plague, were to wipe Emerald Vale from the face of the planet. Cosa ne pensi dei cittadini? Ah, come se la cava lunga acqua da quando ce ne siamo andati? Since you diverted power to Edgewater, the botanical lab shut down, and the deserters were forced to return to town. Meanwhile, the cannery's output increased, enabling the town's population to prosper. Thank you for nothing, Captain. Grazie per niente, ha detto, vabbè. Cosa volevi che facessi? Ucciderli tutti? I cannot say. First, I need to adjust my memory interpretation sensors. But I think my answer is yes. Perché per vendicare Othrun, va bene. You mean the ones who did not answer my distress call with medical assistance, but instead came to issue my injured captain a parking ticket? I'm sure they are wonderful humans who don't deserve to be wiped out by starvation or a devastating plague. Va bene. Of course. What part of the colony would you like to discuss? Di Monarca. Where in Monarch? Baia Stellare. Ah, Monarch, the armpit of the Halcyon system. Her last functioning port town is Stellar Bay. Well, that is if you don't count Sublight's smuggler's port at Fallbrook. Perché Monarch è sotto embargo? I believe it has something to do with the planet being an uninhabitable wilderness and a lawless land with no corporate presence. You may wish to survey the residents in Stellar Bay for additional data points. It's Sublight run for the purpose of shipping contraband, and before you ask, I don't know the coordinates, so I can't dock us there. Okay. Of course. What part of the colony would you like to discuss? Ho chiesto tutto, pensi, okay. How can I be of assistance? Dico, voglio svagarmi un po'. Certainly, Captain. What would you like to hear? Ah, no. Ah, raccontami una barzelletta. I used to hate math, but then I realized decimals have a point. Vabbè, ok. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. Parlami del capitano Otro. I require a captain to pilot the ship. Without an identified captain or crew, I serve no purpose. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. Questa nave è chiaro entrambi che io non sono Alex Othrun, giusto? No, questa nave ha avuto altri capitani. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. How can I be of assistance? Andiamo, abbiamo chiesto tutto. Sì, dai. Ma scusa, io nel terminale sopra avevo visto tutto, lo sbaglio. You might want to consider changing your clothes more often. Sì, grazie.
Terminale da cercare. Non c'era prima, eh? Sam. Termine da cercare Sam. Vediamo. Leggi il primo risultato della ricerca Sam. Nota del laboratorio. Non dimenticare, hai trovato un'unità automeccanica di sanità, assistenza e manutenzione abbandonata nella discarica di Valle Smeralda durante il tuo ultimo lavoro. Non dovrebbe essere particolarmente difficile rimetterla in funzione. Con qualche modifica qua e là, riesco già a immaginare una variante riadattata al combattimento. Potrebbe definirla una macchina per uccidere pulita e efficace? Ci sarà da divertirsi. Leggi il secondo risultato. La rimozione del componente standard maceratore Suits è stata un successo. La consegna del componente di ricambio modificato per il combattimento maceratore dall'acido ha subito un ritardo. Il rallentamento dei progressi si attesta ora sui 3 mesi. Non che abbia affari più urgenti da sbrigare. Oh, un momento, sì che ce li ho. Vabbè. Leggi il terzo risultato. Ok, ho abbastanza abbandonato ogni speranza sulla consegna. Il componente sarà perso per strada e non lo riceverò tanto presto, ma ottime notizie. Ho parlato con un collega che conosce una tizia che conosce il mediatore che mi aveva fatto un prezzo eccessivo per quell'informazione sulla posizione di un maceratore all'acido che posso sgraffignare. Il componente è stato spedito a un vecchio deposito a Rosetta. Non avrei mai creduto di tornare in quel buco. Fortuna che la zia l'ha abbandonato anni fa. Andrò a prenderlo dopo la prossima sosta di ritorno da Valle Smeralda. Wells vuole che accompagni una persona importante di qualche tipo. Mi manderà i dettagli più tardi. Poi è morto. Va bene. Quindi devo andare. Aspetta. Missione del compagno. Il servizio dell'astronave. Ecco, avere Ada magari come compagno, quello sì. E se io lo clicco. No, non mi dà. No, devo trovarlo. Magari vagando lo trovo. Finisce sulla mia strada, va bene. Allora adesso. Navigazione. Ah, ecco. Quindi laboratorio di Phineas, Pioneer, Terranium 2 dove c'è Valle Smeralda, Efesto, Tifone sono bloccati, Tartaro, Scilla, Olimpo, Monarca, Eridano. No, ma andiamo su laboratorio di Phineas. Sì, voglio vedere l'arma io. Avviso di viaggio soluzioni spaziali. Questa è la mappa del sistema. Qui puoi vedere tutti i pianeti del sistema e anche alcuni punti di interesse speciali che hai scoperto. Con la tua nave puoi raggiungere tutti i luoghi che hai sbloccato. Tuttavia alcune aree di atterraggio richiedono chiavi e codici speciali per darti il permesso di atterrare. Gli spostamenti tra i pianeti sono considerati estremamente pericolosi e tutti i dipendenti sono pregati di rimanere a casa o al lavoro. Vabbè. Ok, così gli parliamo magari anche di persona. Ok, hello, can you hear me? Does this work? Sì, sì, ti sento. I'm just securing my ongoing experiments and securing myself. Vediamo un po'. Mind the mess. I haven't had a visitor since. In fact, I've never had a visitor. Ah, eccolo. Sì. Qui c'è, eccola qua, là, è qua. Raggio miniaturizzatore, ma ce lo fa prendere così. Beh, io prima gli parlo. Oh, thank the Lord. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Ok.
Avresti potuto chiedermi il permesso prima di sbattermi in una capsula di salvataggio. Non è che potresti riparare quel dispositivo di monitoraggio. Vabbè, no, dai, ringraziarlo. Quello che vai, ti ringrazio di avermi tirato fuori dalla speranza. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board and emptying my supply of necessary chemicals. Volevo parlare di qualcos'altro. Vediamo. What's on your mind? Cosa possiamo chiedergli? C'è un motivo per cui ti nascondi dietro un vetro antiproiettile. Never know what being frozen did to your brain. There's always a chance you might turn violent. Sì. I've no desire to end up like Dobson. Ah, vedi che lo sa. It's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. È il momento per parlare, però secondo me in sto gioco alla fine penso tu possa ammazzare tutti praticamente o quasi, tranne forse lui o uno dei pochi, e la scusa del vetro antiproiettile è una genialata, che non gli puoi fare nulla, lui non può morire praticamente. Va bene, non lasci mai il tuo laboratorio. Oh goodness no, I wouldn't survive 10 seconds in the blackness of the aether. Well, no, I imagine I'd last at least 12 seconds before I'd lose consciousness and die of hypoxia. Va bene. Potremmo testare la tua teoria se vuoi. Are you still annoyed at me for launching no, me no. into space? That was in the past. I've long since moved on. To answer your question, I'd rather stay right here in my lab. There's too much work to be done. The Hope's colonists won't revive themselves, you know. Certo, certo. Va bene. Perché se... Aspetta. Perché sei così ossessionato dall'idea di svegliare i coloni della speranza? Because we've lost our way. The board has a stranglehold over this colony. And we've all been conditioned into total obedience. The Hope is full of specialists, scientists, engineers, talented individuals like you. People who haven't been corrupted by the board. Unfortunately, the Hope's colonists have been frozen for decades, well past your shelf life, so to speak. No offense. Sì, ma mi hanno risvegliato quindi aver risolto il problema, forse per una capsula. Però... Ah, you begin to perceive the truth. Yes. According to the board and their narrow-minded scientists, you should be a pile of organic sludge right now. 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. In theory, you never should have survived the revival process. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can be done. There's yet hope for the Hope. Get it? Sì, sì. Va bene. Nessuno vede, se tutti i coloni aspetti per da noi. Non funziona. Beh, grazie. I'd best get back to work. Oh, I can feel my last dose of caffeinoid fading. Vedremo. Cioè, che il destino dipende da noi è vero. Ma vedremo le scelte che potremo attuare. Quasi quasi io non li risveglio neanche. Vediamo. Se si può fare. Vai, raccogli. Oh, dipartimento di ricerca e sviluppo armi, gioc. Armi scientifiche. Le armi scientifiche sono armi esclusive con effetti strani, ma molto potenti. I danni delle armi scientifiche e la potenza dei loro effetti aumentano a mano che aumenta la tua abilità scientifica. Noi ce l'abbiamo in pare alta, eh? Ok. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. E quello? Bollicina. Bollicina. Boh. Vabbè. Qua c'è cisto suino. Poster. Va bene.
ma qua che dobbiamo parlare? No. No, scusate, mi sto confondendo. Qua sta facendo altri esperimenti. No, sto pensando alla missione principale. Velo olografico l'abbiamo recuperato. No, per capire Gladys, no, non si trova qua, perché la destinazione qua era per l'arma e basta. Adesso guardo, Terminale, messaggi. Aggiriamolo. Benvenuto Phineas Wells, ok. Ce l'ho fatta, ti spiego i dettagli più tardi, sarà difficile replicare, mi serve il tuo aiuto. Tutto il materiale necessario dovrebbe essere presente da Dalcione, ma mi sfugge dove si trovi precisamente. Ho fatto sbarcare un nuovo complice su Terranium 2, vicino a Lunga Acqua. Ha interessi legati al mio obiettivo, ma al momento mi fido di lui solo al 23,7% circa. Sta recuperando una nave, dovrebbe arrivare a momenti, devo solo sapere dove mandarlo. Fammi sapere quando ricevi questo messaggio, sono impaziente di concludere. Ok, c'era solo questo, sì. Careful, that's my communications terminal. Sì. E l'abbiamo hackerato. Questo? Orologio da taschino. Oh, cartuccia, lama folgorante, vai, prendi. Un po' di roba. Promemoria, pulire il maiale squagliato. Vabbè. Cos'è? Zoccolo di cistosuino. Va bene. Ok. Ah, qua c'è un altro terminale. Note del laboratorio. Registro. Eureka. La materia organica ibernata rapidamente torna alla sua struttura cellulare originale quando trattata con tintura di dimel disolfossido. Il tasso di morte da esplosione cellulare è un rispettabilissimo 6%. Svantaggi: difficile da ottenere, quantità limitate di composto probabilmente prodotto da zia Cleo, produzione recentemente interrotta a causa di gravi reazioni avverse, devo trovarne di più. Poi stasi artificiale indotta con successo un esemplare di cinghiale. Risveglio complicato, il tessuto di cinghiale è tornato allo stato vivente, il tessuto cerebrale ha subito una rapida nucleazione. Tentativo di trattamento. Trattamento in corso. Trattamento non riuscito. Tessuto cerebrale danneggiato irreparabilmente da rapida e acuta necrosi. Morte da esplosione cellulare. Ho finito di pulire i resti di quei fatti di cinghiale da pavimento, pareti, attrezzatura della lavatoio. Forse stava facendo esperimenti per vedere se poteva risvegliarci in sicurezza. Fresco fresco da zia Cleo, verifica sperimentale del surrogato di latte in polvere parzialmente emulsionato dalle soluzioni spaziali. Fermentazione completata, aggiungo due gocce di soluzioni spaziali, atroce, ho sentito morire una parte di me. Aggiungere soluzioni spaziali alla lista, comprare più colluttorio, va bene. Punti sul cistosuino. Ho ottenuto un esemplare dei miei cistosuini sperimentali per usarlo come fonte rinnovabile di nutrimento. Ho chiamato questo fortunato maialino bollicina. Dare un nome a un animale serve a stabilire un rapporto e a creare un legame emotivo positivo, che migliori anche il gusto dei tumori. Questo è da verificare. I cistosuini sono creature splendide. Non ho idea di come si potesse sopravvivere senza queste meraviglie genetiche di succulenza porcina. Macellare un maiale per la carne anziché mietere i tumori che maturano naturalmente cadendo dal corpo come similmere da un albero sembra il culmine della barbarie. Un vero miracolo della scienza moderna. Va bene. File personali. Vediamo. Ho ingaggiato i servizi di un certo capitano Alex Othron, della inaffidabile. Spero che il nome della nave non rifletta la qualità dei suoi servizi. Manderò il mio nuovo complice da Othron su una capsula di salvataggio appena il processo di risveglio sarà completato. Othron dovrebbe essere un compagno piacevole, o quantomeno uno chaperon accettabile. Se la legge vuole, non si rivelerà un completo pagliaccio. Va bene. Sappiamo qualcosa in più. Esamina. Cella di ibernazione. Hai trascorso 4 decenni nello spazio con nient'altro che la tecnologia di questa piccola
C'è da tenerti in vita. Anche gli altri coloni sono intrappolati in celle simili e aspettano che tu vada ad aiutarli. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Your odds of survival were a mere 28%. Ah, 28% addirittura. Così poco. Va bene. Adesso torniamo un attimo di qua. Vedi, sì. No, quella è solo per l'arma e l'abbiamo presa. Ottimo, adesso... No, qua... Ma non si può passare, no? Giusto per dare un'occhiata. Ce ne torniamo sulla nave. E equipaggiamo l'arma così poi la proviamo. Mettiamola al posto del fucile a pompa. Questa qua, raggio miniaturizzatore. Consuma indebolimento. Si indebolisce, poi do il colpo di grazia con la... usa, mi sa, munizioni... Sì. Sì, munizioni laser, quelle a energia, infatti. Va bene.